Dunque, dove eravamo rimasti? Circa 2 anni fa, l'ultima puntata di ZTL, la prima trasmissione che in provincia di Siena si è occupata di politica, il primo talk politico della provincia di Siena. Oggi la prima puntata dell'Agenda Rossa. Al lavoro praticamente la stessa squadra di 2 anni fa, la sottoscritta, Cinzia, Ermanno, Cesare, però stavolta non più in una piccola TV locale dove ZTL da noi è stata ideata e condotta, alla quale ci legano insomma, dei ricordi a persone e situazioni belle. Ma un palcoscenico regionale. Vogliamo parlare di politica, vogliamo parlare soprattutto del sud della Toscana, che troppo spesso è un po' lasciato da parte da quelle che sono le storiche TV regionali. NTI è una TV regionale e questo sarà un talk politico regionale, ma vi ricordo ancora con gli obiettivi puntati sul sud della Toscana. Sono passati 2 anni, siamo un po' più vecchi, qualche chilo in più, qualche delusione, qualche amico perso per strada, qualche nemico che invece ci siamo fatti per strada, qualche bella esperienza personale. Qua permettetemi di aprire una parentesi tutta personale, un bacione a dei nonni speciali. E insomma si riparte, si inizia a parlare di politica perché tutti noi, come diceva un certo Aristotele, siamo tutti animali politici. La sigla. Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite a portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese, in questo benedetto assurdo bel paese, non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato. Piacere è il mio piacere, io amo essere odiato, quei furbi prepotenti da sempre mi malocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco, io non perdono. La prima pagina della nostra agenda rossa è dedicata al comune senese di Chiusi, comune che il prossimo 5 giugno andrà alle urne per il rinnovo del Consiglio Comunale ed è la terza volta che in questo comune si va a votare negli ultimi 9 anni. E questa è un po' una particolarità che analizzeremo tra le tante cose questa sera con i nostri ospiti. Ospiti che sono questa sera le persone che hanno già annunciato, ufficializzato la loro candidatura come sindaco della cittadina etrusca o comunque referenti politici della lista e poi giornalisti. E ci tengo subito a dire che nella nostra trasmissione ci saranno sempre i colleghi presenti per riuscire ad approfondire tematiche e questioni che con le loro testate, con le loro redazioni approfondiscono. Viva i giornalisti, fatemelo dire perché non è mai un buon momento, ma questo insomma lo è in particolare. Lasciateci lavorare, viva i giornalisti, siamo come dire una categoria a volte pessima, però fateci lavorare e sicuramente lo faranno questa sera i nostri graditissimi ospiti. Partiamo dai politici, lascio gli amici giornalisti in fondo. Benvenuto Iuri Bettollini, una persona, me lo lasci dire, che però ritroviamo sulla nostra strada tante volte nei nostri studi di ZTL, in altre vesti, oggi lei è qua, Bettollini, nelle vesti. Di candidato? Emozionato. No, no, vabbè, normale, dai, un po' di emozione sempre quando parte un viaggio è sempre un'emozione, no? Comunque, intanto, buonasera, grazie per l'invito e complimenti anche per l'apertura perché voi fate un lavoro veramente splendido e senza il vostro aiuto come stampa anche noi non riusciamo poi spesso e volentieri a esprimerci, a comunicare, a parlare con i nostri cittadini. Quindi il rapporto tra chi si occupa di politica, di amministrazione, in termini generali di bene pubblico, è giusto che ci sia un rapporto molto diretto con la stampa e credo che questa sera sia proprio all'insegna, diciamo, di questa missione, che è quella di dare un messaggio ai nostri cittadini. Quindi complimenti davvero. Grazie per l'invito. Grazie.
Bettolino, abbiamo detto, candidato, come diciamo, del centro-sinistra, sicuramente lo sostiene il suo partito, che è il PD, e lo sostiene il Partito Socialista. Mi fermo sì, qua sì. Per ora? No, no, la coalizione è una coalizione politica, e sono un'espressione del Partito Democratico che insieme al Partito Socialista Italiano hanno stipulato la coalizione politica e che alla prossima tornata elettorale mi sosterranno. Insomma, ecco, questo è il nostro progetto politico, un progetto ampiamente condiviso con la base del nostro partito, e anzi dei e nostri partiti, di, e poi avremo modo di dettagli. Approfondire, sì, assolutamente. Dal centro-sinistra al centro-destra, il candidato, ve l'abbiamo raccontato nei nostri notiziari, è Mirko Salaris, che però per impegni di lavoro non può essere stasera qua con noi, ma la lista, che lo ricordiamo, è sostenuta da Lega Nord, Fratelli d'Italia e Forza Italia, è ben rappresentata da Ermelinda Pallecchi, che sarà la capolista. Io vero? Sarò capolista della lista di centrodestra per il comune, per le prossime amministrative del comune di Chiusi, e porto i saluti e si scusa comunque perché sarebbe stato volentieri presente a questo primo incontro il candidato sindaco Mirko Salaris, che purtroppo però per impegni precedentemente presi non ha potuto essere presente. E mi dai là per dire subito ai nostri telespettatori che NTI ospiterà venerdì 3 giugno sì. alle 20.30, quindi negli ultimi, come dire, tempi utili prima del silenzio elettorale, il dibattito tra i candidati a tempo con sì, la par condicio sì. come vuole la normativa. Dunque, per la lista appunto del centrodestra, dove noi rappresentiamo la coalizione di Fratelli d'Italia, Lega, Alleanza Nazionale, Lega Nord e Forza Italia. Quindi ci si ritrova in parte coesi, nuovamente riuniti, poi come dopo tanti anni anche di battaglie fatte insieme, e quindi quello che poi al di là del Roma Capitale, poi dopo comunque la coalizione rimane abbastanza e qua ferma vedo nel territorio, anche perché io vengo comunque fuori dall'esperienza del sindaco Marchetti, comunque come lista quindi civica, parliamo di Chianciano Terme. Quindi di Chianciano Terme, quindi come da una lista civica a una lista strettamente civica, politica. Però, sì, da una lista civica a una lista politica, però comunque la lista civica venuta poi dalle opposizioni dell'ex sindaco Ferranti. E qua vedo già Fabrizio e Marco che già qualche domandina ce l'hanno sulla punta della lingua. Finisco di presentare gli ospiti politici. Bruna Cipitelli, benvenuta. Buonasera. Con lei invece è una prima volta candidata sindaco per di Chiusi Movimento 5 per il Movimento Stelle. 5 Stelle, e è un debutto in assoluto nella cittadina etrusca per il Movimento. Assolutamente, è la prima volta che presentiamo la lista. Noi non abbiamo coalizioni, è ben noto che non facciamo alleanze, ci presentiamo da soli, siamo portavoce dei cittadini. E questa è Bruna Cipitelli. Luca Scaramelli, anche lei una vecchia conoscenza magari in altre vesti, quindi le do bentornato. Luca Scaramelli, candidato di una lista che si chiama Possiamo, la sinistra per Chiusi, e questa notizia proprio fresca fresca perché è stata ufficializzata nel primo pomeriggio, tarda mattinata. Sì. Sì, in effetti è così. Ti saluto, ti ritrovo volentieri, questa sera in vesti diverse. E sì, abbiamo ufficializzato oggi la presentazione della nostra lista, approfitto anche per presentare... Subito, vedete come sono preparato, anche il simbolo. Il nostro simbolo. Abbiamo la piccola grande presunzione di rappresentare la sinistra a Chiusi. Dunque ci sarà una lista di sinistra, una lista di centrodestra, una lista di centrosinistra, c'è il Movimento 5 Stelle, ma ci sarà anche quest'anno, come c'è stata nell'ultima tornata elettorale, la lista civica della professoressa Rita Fiorini, che naturalmente avevamo invitato a questa trasmissione, che però dice per prudenza preferisce aspettare la chiusura, il termine ultimo per le candidature. Noi siamo qua, ci sarà modo insomma di conoscere anche le idee della professoressa Fiorini e del suo gruppo, unico gruppo, unica lista non politica in questa tornata elettorale. Marco Lorenzoni, prima pagina di Chiusi, benvenuto Marco, e Fabrizio Camastra, corrispondente del Corriere, dicevo sempre, ti ricordi, ti portò fortuna il Corriere della Sera? Per ora Corriere di Siena e Centro Italia News. Non è purtroppo qua con noi questa sera Leonardo Mattioli, grande amico e collaboratore della nostra emittente, direttore di Centro Italia News, che vedete ogni venerdì con la nostra Chiara Menchicchi fare il punto sulla situazione politica, il venerdì all'interno di Newsroom. Purtroppo un piccolo fastidio di salute gli impedisce di essere qua con noi. Noi lo salutiamo, Leonardo, e sai che ti aspettiamo per il tuo importante contributo. Ma intanto entriamo subito nel vivo. Marco, quando
quando Ermelinda diceva la destra, questa volta Chiusi si è unita, vedevo che facevi... No, è una notizia il fatto che sia unita. Comunque Chiusi è in Italia a tutti gli effetti e la situazione che si vede a livello nazionale mi pare che a Chiusi sia praticamente identica, sia per quanto riguarda la sinistra che la destra. Insomma, sono due schieramenti piuttosto frazionati, si presentano a questa tornata elettorale in maniera un po' così. La lista di centrodestra, che è una coalizione dei tre partiti istituzionalmente rappresentano la destra, a Chiusi è una formazione un po' così, sembra paracadutata da qualche pianeta, perché la destra chiusina non si è fatta minimamente vedere dalle loro parti. I candidati sono uno di Città della Pieve, un altro di Chianciano, insomma è un po' così. E poi c'è questo caso, no? Anche voi avete seguito entrambi l'ultima campagna elettorale. Però, è vero che il candidato è di Città della Pieve, io sono di Chianciano Terme, però visto che si lamentava del discorso del fatto che la destra è quasi inesistente a Chiusi, è vero che abbiamo seguito tutte le file di ciò che è accaduto nel nazionale, che quindi quello che è accaduto nel nazionale di conseguenza accade anche nelle piccole coalizioni territoriali, nei piccoli centri territoriali, però è anche vero che io sono di Chianciano Terme, il candidato sindaco di Città della Pieve, ma vive su Chiusi e lavora su Chiusi da 20 anni, quindi sono faziosità facilmente superabili. Oltretutto c'è tutta quanta una serie comunque lavora, di... Scusa, a Città della Pieve aveva ragione, alla vetreria, perdo, a piegare. Sempre un piegare. Quando siamo in televisione cerchiamo di dire sempre la verità. Ma sì, poi vedremo le verità dove vengono in televisione. Cioè, l'importante tra il dire è dare delle informazioni fare. Corrette. Il candidato lavora a Piegaro. È di Città della Pieve e lei di Chianciano e ci si candida a Chiusi. È un operaio. Solo per puntualizzare. Ermelinda, il caso Niccolò Martinozzi. Prego. Chiusi in Italia. Il caso Martinozzi è quasi uguale a quello di Bertolaso con Marchini. Insomma. Le cose cambiano. Il centrodestra anche lì ha cambiato candidato in corsa, aveva annunciato con comunicati stampa, iniziative, eccetera, la candidatura di Martinozzi, poi a un certo punto improvvisamente... E non è la prima volta che questo succede, no? Vorrei intervenire io a correggere Lorenzoni, perché Marchini tutto si può dire tranne che è un candidato di centrodestra, perché Marchini è vicino alle liste civiche, viene da un mondo di sinistra, il padre era partigiano, ha aiutato a liberare Pertini dal carcere, quindi stiamo parlando della finanza russa e voglio dire che quello che sta avvenendo a Roma non è una casualità, molto probabilmente è un modello che ritroveremo pari pari su Siena, dove qualcosa si sta ancora muovendo, anzi si sta già muovendo, e vorrei avvertire Linda di questo, casomai di aprire gli occhi, perché molto probabilmente vi troverete pure a Siena con un candidato spostato a destra con la Lega e Forza Italia. Siena, Fabrizio, elezioni anticipate per il Comune di Siena? No, elezioni anticipate no, però la nomina, perché in Forza Italia funziona per nomine, di Lorenzo Loré, la scelta giovane di coordinatore di città. Lorenzo Loré è il figlio di Maria Isabella Becchi, che è consigliere comunale a Siena di Nero su Bianco, nonché candidata di lista civica. Stiamo parlando di qualcosa che già si stava muovendo verso quella direzione Marchini, che poi c'è stata la pantomima Bertolaso e l'uomo si è prestato, per l'amor di Dio, però tutto si può dire tranne che quello è un centrodestra. Molto ovviamente Berlusconi si vuole staccare dal centrodestra a Casa delle Libertà, come si presenta a Chiusi. Devo dire che anche se non avete un candidato proprio chiusino, vi fa onore, perché è giusto che i partiti comunque mettano e si mettano in discussione, loro sono dei partiti, quindi mettono la faccia. Linda stasera sta mettendo la faccia per un progetto politico, molto ovviamente loro ambiscono ad avere dei voti, un voto d'opinione e un voto d'affezione. Al di là del voto e del cosa, è proprio anche di ricompattare una destra che, proprio a causa anche di quanto è accaduto nel nazionale, io mi glorifico della vittoria poi su Chianciano, che quindi quando si lavora tutti insieme. E però là qua vedo Bettolini, perché abbiamo avuto attraverso modo di commentare questo. Bettolini dirà la sua dopo. Nel senso, ci ha messo il cappello il centrodestra su Chianciano? Ci ha messo il cappello il centrodestra su Chianciano? Poi ci sono state smentite, ma non allora, è chiaro. Cioè, io ci metto il cappello. Qualcuno dice ho fatto che sei più parte, di sinistra alla giunta di Chianciano. Ma quello che dicono a me non mi interessa. Il sindaco di Chianciano si è dichiarato lista civica, perché è sindaco di tutti, come
sindaco civico sarà anche un salaris che comunque viene portato avanti da 3 liste di partito, ma civico nel senso che devi essere democraticamente preparato per tutti quanti i cittadini di una comunità, di un paese. Quindi Salaris avrà questo intento, perché fondamentalmente, mentre ci sono dei modi di fare, un modus operandi tipico della sinistra, dove c'è clientelismo, dove c'è tif dosse, fai se mi dai il voto, eccetera eccetera, a destra invece francamente non ci vogliamo discostare da tutto questo sistema, da questa metodologia dove si dice: se faccio mi dirai bravo, se faccio bene, se faccio male mi dirai somaro, perché se no in questa maniera si va avanti a oltranza su capire se io devo andare a prendere il voto di quello che è deluso della sinistra e prenderlo io perché magari so di destra, e mi si allontanano persone che solo perché sono di destra a quel punto non mi danno il voto. Devono capire che noi ci sa l'intenzione piena di andare al servizio di una cittadina. E Melinda, poi, però una battuta su questo dica. Niccolò Martinozzi, perché non è la prima volta, lo stesso Copione. Ma quello che è successo al Martinozzi, francamente, due volte si è candidato e due volte ha ritirato, come questo lo dovrete chiedere a lui, o l'è stata fatta ritirare. Penso che il signor Lorenzoni o gli altri giornalisti lo che faranno richiesta direttamente a lui. A me mi interessa ora il sindaco Salaris, e che a chiusi capiscano che comunque poi mi auguro che magari l'appigli le faremo sui discorsi un attimino più seri invece che del posto di lavoro del coso. Sto dando un po' più spazio ad Ermelinda, lo dica telespettatori, lo dica ai nostri ospiti, perché i suoi doveri di mamma la costringeranno insomma ad andare via un po' prima. Per questo stiamo cercando di capire. Grazie, sì, però mi scuso perché ho una bambina a casa e quindi devo. Non ci vuol dire il mistero Martinozzi. I colleghi, proviamo a farlo in altra forma. A me mi dispiace se io dovessi andare via da qui, che voi pensate che io non voglio dire del mistero Martinozzi, quindi potrebbe essere un titolo, letti gli ultimi articoli di Lorenzo. L'ultimo titolo è Avanti Popolo, Marco, quello uscito. No, non francamente, veramente non lo so. Io so solo che mi ha chiamato la direzione, perché io sono dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, mi hanno chiamato e mi hanno detto: ci dai una mano, dai una mano al sindaco, candidato sindaco Salaris, il sindaco indubbiamente, poi dopo vedremo chi sarà. Io mi sono prestata volentieri, ho voluto conoscere tutta l'equipe, parlando in termini un po' meno politichese, no? Un po' più civici, appunto. Mi posso permettere di dire una cosa? Un centrodestra che all'ultima tornata elettorale a Chiusi non è riuscito, correggetemi se sbaglio, ad entrare in consiglio comunale, questo te lo dico da addetta ai lavori, non ha fatto mai sentire la voce in questi anni di amministrazione, non doveva partire con un nome, come dire, non sarebbe stato importante spenderci, diciamo così, anche un nome un pochino più altisonante, investirci qualcosina di più? La sensazione è che non ci si voglia un po' mettere la faccia? Può anche darsi, io non posso, uguale come non parlo per il Martinozzi, non posso parlare nemmeno per quelli che non ci vogliono mettere la faccia, altre persone che devono essere presenti qui stasera, che in qualche modo hanno uno storico di centrodestra, comunque non sono presenti, quindi mi dispiace anche da questo punto di vista. Però io sono contenta della faccia di Mirko Salaris, perché veramente ho avuto modo di conoscere una persona che anch'io non conoscevo, quindi a me mi hanno chiamato a dirigenza, sono andata, ho visto, ho ponderato la situazione, la persona, ci ho parlato con che è una persona normalissima, e forse può essere anche un punto a suo favore proprio il fatto che è un cittadino come sembra tutti un po' un ritorno alla Lega prima maniera, perché ai microfoni di DNTI lo stesso Salaris che alcuni esponenti insomma del politici del centrodestra ci hanno tenuto a sottolineare più volte il candidato operaio, sembra quasi la Lega dei primi tempi, no, di Bossi. Prego Fabrizio. Quando ci fu la candidatura di Stefano Scaramelli sostenevo Gaetano Iatta, ero nel Popolo della Libertà, ero un esponente del Popolo della Libertà, e Gaetano Iatta era un candidato validissimo ed era del Popolo della Libertà, veniva proprio da Forza Italia, da quell'esperienza
moderata. A un certo punto tutta la querelle, così si può chiamare Martinozzi, secondo me alla fine è capitato che non hanno fatto la quadra attorno a questo nome, però già il nome che viene proposto come candidato sindaco della Casa delle Libertà, perché chiamarla Casa delle Libertà non è sbagliato, perché diciamo la somma di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega Nord è la Casa delle Libertà, sostanzialmente è quello. E molto probabilmente l'asse si è spostata a destra, è quello che sta avvenendo a Chiusi, avviene pure a livello nazionale. L'asso del loro fanno a livello nazionale un voto d'opinione. Tenere i partiti così diciamo risicati, piccoli, oggi non voglio dire non va più di moda, però è controcorrente, è controproducente sul territorio. Cioè noi quando facemmo l'esperienza, e abbiamo avuto, perché poi Marchetti da dove viene? Marchetti viene dall'esperienza del Popolo delle Libertà, dove noi forti di una organizzazione. Ci si dimentica che comunque Marchetti era all'opposizione con il sindaco Ferrari. Marchetti ha sostenuto la nostra mozione. Era uscito da una lista di partiti. Ma Andrea, quindi, Andrea, io non mi posso lasciare una provocazione? Qualcuno dice che l'amministrazione comunale di Chianciano Terme alla fine sia quella più a sinistra di tutte, perché ultimo consiglio di Nuove Acque è l'unica amministrazione che ha detto no, non ci ridividiamo gli utili tra amministrazioni comunali, ma le destiniamo per le agevolazioni tariffarie. Non è una cosa di sinistra? Mi inviti a nozze? Allora, è l'unico comune su potete tutta vedo una tutti terra un po', rossa. Ermelinda, scusami, vedo tutti un po', comune. Potete intervenire, poi vi coinvolgeremo del frente, potete intervenire. Lui, la definizione ora che è in sostituzione dello Scaramelli, comunque all'interno dell'amministrazione comunale di Chiusi, quindi probabilmente è stato uno degli altri, io mi sbaglio sempre con i numeri, comunque dei 27 comuni che hanno detto di no, no? Del fondo. 37. Però si sono trovati incastrati, Linda, non ti voglio contraddire, alla mozione 5 Stelle che è passata. Ok. Però io dico che quando, se uno ha ben chiaro che cos'è il fondo che richiedeva le Nuove Acque, che è un fondo economico, dei soldi che vengono chiesti, è una giacenza che viene chiesta alle tasche del cittadino, che dopo quella giacenza lì, te Nuove Acque, che tutti i cittadini insieme fanno una cifra abnorme, perché fa una cifra abnorme, che te Nuove Acque te la tieni in tasca, che dopo ci paghi le tue spese, però io che già faccio fatica anche a comprare libri di scuola ai miei figli, che devo fondamentalmente andare da soldi a te, che tutti insieme vengono a fare un sacco enorme. Quindi non è una scelta di sinistra? Scusate, di sinistra quando io difendo il mio cittadino e quando un Nuove Acque, che sono quegli enti territoriali che comunque sono un po' politicizzati per quanto siano super parte tutti da, in quindi Toscana. Sì o no, Linda, non è una cosa di sinistra. Non è Marco una cosa e Bettolini. Quando si fa una cosa che è a pregio, che viene fatta bene, è di sinistra, allora quegli altri sono tutti quanti non di sinistra perché hanno preso un'altra scelta. Dice, al domanda. Popolo ci pensa la sinistra, però l'unico sindaco civico proveniente da destra ha detto di no. Io ho pubblicamente ho anche ringraziato poi dopo mi ma ancora c'è un quarto d'ora abbondante su questo tema, perché vedo Marco e Bettolini. Io dico, non so se è di sinistra la scelta, si è sicuramente dimostrato fuori da un certo sistema, certo. Questo sì, gli va dato atto a Marchetti, perché il sistema che fa capo a Nuove Acque, non solo, anche al sistema dei rifiuti eccetera, che è imperniato sul PD, è un sistema di potere, di gestione del potere, dei servizi, in maniera anche piuttosto, come si può dire, molto sovietica, insomma, sotto certi aspetti. Marchetti, che essendo un po' fuori da questi giochi, perché non è espressione di quel tipo di maggioranza, eccetera, si è in questo caso distinto e tirato fuori, e secondo me ha fatto bene. Anche se su altre questioni spesso è d'accordo con loro, ha sostenuto per esempio Scaramelli spesso anche nella Unione dei Comuni, in altre situazioni. La famosa regionale ha sostenuto Scaramelli. Sì, ha sostenuto Scaramelli. Bettolini ha sostenuto Stefano Scaramelli. Linda, non vi parlate sopra, altrimenti vi annullate. Bettolini. Allora, questo è un tema particolare, che c'è un tecnicismo che va spiegato, perché altrimenti si viene qua e si fa del populismo, e si figuri se anche noi, come gli altri 35 comuni, non eravamo d'accordo se quell'avanzo
di amministrazione potesse essere destinato alla riduzione dell'importo tarifario, avremmo votato sicuramente a favore anche noi. Il tema è leggermente diverso. Si parla di 1.700.000 euro di avanzo derivato da in parte azioni in conto corrente del bilancio e parte in conto capitale che per logiche di nuove acque che per logica finanziaria non lo decide Chiusi come non lo decide gli altri 35 comuni. Lei si ponga una domanda del perché nella provincia di Siena, non so se si conosce bene la geografia politica della provincia di Siena, sono 5 i comuni che sono tendenzialmente contro gli altri 30 perché hanno uno schieramento diverso dal Partito Democratico. 31 sono del Partito Democratico e 5 sono di liste civiche che hanno combattuto il PD. Lei si figuri se in un'assemblea in quel modo gli altri comuni non avrebbero votato a favore di questa operazione. Ma perché non hanno votato a favore? Semplicemente perché per logiche finanziarie, per normativa finanziaria, quell'avanzo di amministrazione non può essere destinato alla riduzione tariffaria, bensì in un capitolo che si chiama giacenza di bilancio, che sono somme che rimangono a disposizione dell'azienda come, diciamo, garanzia di bilancio. Allora che cosa è stato deciso in quell'assemblea e perché i 35 sindaci hanno deciso di fare questa azione? Semplicemente perché dice se questo 1.700.000 deve rimanere fermo nelle disponibilità dell'azienda e non si sa poi come si usa, il dividendo, perché si sta parlando per i cittadini a casa del dividendo aziendale, quel dividendo se lo sono ripartiti i comuni e qui ci sta la grande risposta che ogni comune può dare ai suoi cittadini. Per il comune di Chiusi, per fare un esempio, così almeno diamo dei dati perché sono convinto che i candidati ancora questo elemento non l'hanno visto perché è di recente ovviamente emanazione, per il comune di Chiusi comporta un gettito, un introito di 30.000 euro già previsto nelle partite di bilancio, il quale sono destinati a 17.000 euro per il capitolo cosiddetto 1888, l'assistenza che facciamo alle famiglie in difficoltà, e per 13.000 euro alle associazioni di volontariato. Quindi il tema vero, dato il fatto che quelle risorse non possono essere destinate per normativa finanziaria alla riduzione delle tariffe, il tema vero è discutere nei comuni come si spendono i dividendi e non lo spendiamo nel sociale. Questo è il tema. Allora, ci lasciamo con le dichiarazioni, da qua ripartiremo perché vedevo molto interessata anche Bruna Cimpitelli, perché lo ricordava qualche collega, poi alla fine anche a Chianciano è tutto partito da una mozione del Movimento 5 Stelle che Damiano Rocchi, l'assessore che rappresenta Chianciano appunto in Siena a Nuove Acque, ha portato avanti. Damiano Rocchi però in un'intervista proprio ai nostri microfoni ha detto è impossibile che i comuni possano utilizzare questi soldi per esempio per il sociale, perché alla fine andranno a finire per la copertura delle spese ordinarie. Da qua ripartiamo per le smentite o le conferme di queste dichiarazioni. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in diretta in studio con l'Agenda Rossa, prima puntata dedicata alle amministrative del comune senese di Chiusi. Sono nei nostri studi Iuri Bettolini, candidato del centro-sinistra, Ermelinda Pallecchi, che sarà la capolista della lista di centrodestra che avanza la candidatura di Mirko Salaris, il collega Marco Lorenzoni di Prima Pagina Chiusi, il collega Fabrizio Camastra, che forse sta mandando qualche notizia, qualche scoop da darci, del Corriere di Siena, Luca Scaramelli di Possiamo la Sinistra per Chiusi e Bruna Cimpitelli che è invece la candidata del Movimento 5 Stelle. Da lei vorrei proprio ripartire perché prima di andare in pubblicità abbiamo toccato il tema delle partecipate, di questo ormai famoso, famigerato, ultimo consiglio, ultimo in ordine di tempo, di Nuove Acque. Dobbiamo, secondo me, partire da un discorso principale che è quello dei costi. Quanto costa la bolletta? Quanto costa i cittadini? La mozione che ha presentato il Movimento 5 Stelle a Chianciano è questo. Costi elevatissimi per gli utenti. Parliamo da anni di partecipate, di carrozzoni che portano avanti, vediamo i rifiuti, vediamo l'acqua. Secondo noi principalmente dobbiamo partire da un discorso, che è quello di dobbiamo dare la possibilità a tutte le persone di avere un minimo contributo di acqua gratuito, i famosi 50 litri di acqua che vengono considerati vitali per le persone, quindi al giorno, assolutamente. Quindi questo sarà uno dei discorsi che noi porteremo avanti anche nel nostro programma.
questi dividendi, come spiegava prima Bettolini, non si possono spendere, si possono spendere, saranno in capitolo di bilancio. Resta il fatto che comunque qualcuno l'ha chiamata vittoria di Pirro, è comunque un segnale forte da un'amministrazione che ha detto no. Gli altri 35 comuni hanno votato sì, c'è comunque un inizio su questo, perché comunque parliamo di dividendi di un CDA. Prego. Sono fortemente d'accordo, pronto sì. a sposare con te una battaglia per la riduzione e entrare nel merito dei costi delle partecipate. Prontissimo, l'ho fatta personalmente anche come responsabile degli enti locali. Ma non si può raccontare le inesattezze ai nostri cittadini. Non è che Chianciano ha fatto una vittoria di Pirro, ha fatto una non vittoria, perché la proposta e la mozione sì. proposta dall'assessore Rocchi non è che è andata in minoranza, non era attuabile. Okay. Allora, quindi va bene dire che dobbiamo garantire 50 litri, va bene che dobbiamo entrare nel merito di cose. Io ci sto, sono il primo, la facciamo questa battaglia, quando vuoi e dove vuoi. E come mai finalmente però non il è stata fatta? Però cioè, il se è giusto però non questo, si può perché illudere, non è mai partita da voi? Vorrei finire un concetto. Sì, prego. Non si può però illudere i nostri cittadini di dire che quel 1.700.000 poteva essere destinato alla riduzione di quei costi, perché non lo si può fare. Okay. Ma non lo diciamo né io né te, capito? Non siamo noi che lo decidiamo, purtroppo ci sono delle regole finanziarie che dicono questo. Quindi, allora dice, entriamo nel tema di come si spendono questi soldi. Sì, sì. Su questo si apre il ragionamento e poi faremo le battaglie per chi non rispetta le regole. Io guarda, in questo ultimo anno mi sono assunto una responsabilità di guidare la macchina comunale del comune di Chiusi. Uh-huh. E il primo obiettivo è quello ovviamente di cercare di fare del nostro meglio per dare delle risposte ai nostri cittadini nel pieno rispetto delle regole che ci vengono consentite. Quindi da questa battaglia io sono pronto a partire nel rispetto delle regole a fare le azioni politiche. Guarda, che insomma chi mi conosce sa benissimo che io queste battaglie le ho sempre fatte e non ho paura a farle, anche a mettermi contro. Io mi sono messo contro tanti personaggi, anche del mio partito, perché pensavo che esprimere le mie idee, esprimere i miei concetti fossero in quel momento giusti per difendere gli interessi dei miei cittadini. Nel momento in cui io, per esempio, non vedevo rappresentati degnamente gli interessi politici dei miei cittadini, ho anche lasciato l'incarico di responsabile del mio partito. Senti la mia coerenza, io l'importante è decidere quali sono gli obiettivi e insieme provare a fare una battaglia. Su questo per me è, come si dice, pronto anche da domattina. Però dobbiamo dire, quando soprattutto veniamo in televisione, sempre la verità, di dire che quei soldi, ecco, non è una vittoria di Pirro, è fatta una richiesta che è stata detta inammissibile. E quindi quando tu fai una richiesta inammissibile, Scaramelli, poi come si racconta? Il problema è proprio questo, secondo me, che la richiesta fatta dal Comune di Chianciano sia inammissibile. Perché è inammissibile? Perché quelli che erano servizi pubblici come l'acqua e come i rifiuti adesso sono in mano ad una gestione fatta secondo logiche aziendali e secondo logiche finanziarie. Per questo quelle richieste diventano inutili, è questo il motivo. Perché la battaglia di cui parla Iuri Bettolini è una battaglia che parte ingabbiata, proprio ingabbiata da queste regole, dalle regole imposte dal mercato, perché una volta che diamo in mano i servizi, come accennava Marco, quello dei rifiuti, quello dell'acqua, ad aziende private che hanno come fine l'utile, la battaglia per la riduzione delle tariffe è una battaglia che parte ingabbiata da queste dalle regole del mercato, dalle logiche finanziarie, dalle logiche aziendali. Per quanto riguarda poi a quello che accennava Iuri sulla divisione dei dividendi, magari su quello ritorniamo dopo, perché sui 30.000 per esempio che sono arrivati al comune di Chiusi, lui parlava di assegnazione alle associazioni di volontariato. A Chiusi il concetto di volontariato negli anni è andato perdendosi. Il volontariato è diventato luogo di raccolta del consenso elettorale e questo è un aspetto molto grave della democrazia. Magari su questo argomento ci ritorniamo dopo, però ecco, su questo dell'acqua, questo è il concetto, che siamo tutti pronti alla battaglia, ma è una battaglia perdente per tutti, perché è ingabbiata nelle logiche dell'economia di mercato. A me fa effetto, non so voi, avere Bettolini e Scaramelli per una battuta. La parente? Sei parente? No. Il cognome mi sta simpatico. Sì. Ah, sei parente? Vabbè. Sei parente?
Volevo dire. Sì. Fabrizio si sta informando anche delle cose. No, la gente a casa che lo vuole sapere. Parente di Stefano, ci stiamo riferendo a Stefano Scaramelli, ovviamente. No, Bettolini contro Scaramelli. Ma voi non potete... Questa, questa non l'ha fatta nessuno, è Bettolini contro Scaramelli, finora non l'avevamo vista nessuno. PSI, SEL, quello che rimane. Sì. No, 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 devo dire la sinistra. L'ho detto all'inizio, certo. Abbiamo la presunzione di rappresentare la sinistra, quello che secondo noi è l'unica sinistra di cui si può parlare adesso, perché... Identificare il PD con la sinistra mi sembra una forzatura politica bella grossa. C'è anche un'altra situazione, comunque, se si vuole. C'è anche un'altra situazione di partenza che è un po' particolare, no? Che è quella di un comune che ha visto negli ultimi 10 anni tutte le forze politiche quasi dissolversi. Quasi dissolversi. Il Partito Democratico in 9 anni ha perso più di un terzo dei suoi consensi. Era appena nato, okay? Nato nel 2007, cioè ha cominciato nel 2007 con quasi 4.000 voti, ora se ne ritrova con 2.400, forse scenderà un altro po'. La destra era partita negli anni dell'era berlusconiana dai 1.500 voti, ora si ritrova con 300 sì e no. Consolidato, è tutto il trend. I 5 Stelle stessi, la novità di queste elezioni comunali, perché la prima volta si presentano, poi sono già presentati e chiusi 2 volte, alle politiche del 2013 e alle europee 3 volte. Alle regionali ultime. Anche lì da 1.000 voti siamo scesi prima a 690, poi a 450. Quindi anche la novità è in calo. Li prende quelli che non vanno a votare, che sono, ha chiuso il 40% della popolazione. Il famoso 78% di Ceccobao era un 50 poco più, per esempio. Quindi qui, dice, perché non avete fatto, non vi siete trovati insieme? Beh, stessa domanda potrebbe essere fatta ai 5 Stelle, a loro, perché non avete fatto lista insieme per buttare come a casa? Come chiedevi tu oggi nel tuo editoriale, no? No, non lo chiedevo oggi, io dicevo che i 5 Stelle secondo me hanno sbagliato fortemente, però questa è la loro linea a non fare apparentamenti, perché quest'anno con un... Appunto, non le fanno, va bene, quindi è una scelta loro, è rispettabile e legittima, secondo me, però è una scelta che li costringerà a perdere. Cioè, una scelta a perdere, loro giocano a perdere, hanno giocato a perdere, a chiusi, potevano vincere quest'anno, secondo me. Loro e altri insieme, perché un partito di maggioranza, questo Iuri forse non sarà d'accordo, ma un partito di maggioranza, una coalizione di maggioranza così malmessa come è questa volta non si era mai verificata, mai. Negli anni. Parlo di chiusi, un po' a livello nazionale. Delle simpatie per Iuri Bettolini che vanno oltre i confini del comune di Chiusi. Siamo tutti e quindi amici. Molto probabilmente sono, diciamo, informato male. Devo dire che però quello che mi piace del Movimento 5 Stelle, ero un bipolarista convinto da quando ci stanno i 5 Stelle, sono diventato tripolarista. Quindi diciamo aggiungo questa tre. Loro hanno fatto una lista, gente di Chiusi che sta a Chiusi. Non è facile fare una lista. Ma al di là del fatto che uno non prende voti perché la gente che sta chiusa, io faccio il giornalista da 30 anni, sì. Va bene? Credo di essere forse uno dei più informati di tutti. Sì. Io la signora l'ho vista per la prima volta quando ha presentato la lista, non avevo idea di chi fosse. Si è perso qualcosa, perso qualcosa, no, io non so che voce abbia, con quale voce poi cantasse, diceva Cucino, non lo so come la pensa la signora, non lo so, e come non lo so io che figura, fuori giornalista, no, loro sono strutturati come un partito, si muovono come un partito, cioè, molto leninista su questo. Ho l'onore di raccogliere qualche volta i loro, diciamo, le loro azioni pubblicistiche. Mi faccio carico di questo onore e sino a lunga il discorso del sangue tra l'altro ho dovuto fare un rispetto quella l'ha creato il macello che ha fatto un macello, ma ci vuole un attivista che faceva una passeggiata che ha fatto questa ripresa, ecco. Però loro sono proprio organizzati, perché prima che di darti una notizia si organizzano, ne parlano, loro decidono pure a quale giornalista e quale testata dare questo significa organizzazione. Ora, in un momento in cui quasi è giusto, sì, i partiti devono essere organizzati, no, per questo la gente non va a votare. È giusto, come dire, selezionare le testate. No, è giusto fare politica ed essere organizzati politicamente. Poi è giusto o non è giusto? A noi non ci piace. A noi non ci piace perché più leninista, dice Marco. Leninista. È giusto avere delle competenze. Il punto di forza del Movimento 5 Stelle è sicuramente quello di cittadini che si attivano e che mettono in maniera totalmente gratuita
per tutto il resto della comunità le proprie competenze. Noi all'interno della lista abbiamo persone con un gruppo eterogeneo. Scusate. Prego, prego. Non sono abituata alla televisione. No, prego Bruno, era un'indicazione di studio. Prego. Ok, scusate. Però posso aggiungere questo? Prego. La difficoltà oggi del centrodestra, che è diviso volutamente in 3, 4, 5 realtà, quelle che sono, che poi dicono pure l'epenismo sta male alla destra italiana perché non ha base. Le Pen in Francia c'ha base politica, è organizzata e strutturata sul territorio. Noi sul territorio, noi, il centrodestra sul territorio non ha nulla. Era un lapsus, Fabrizio. Era un lapsus, sicuramente era un lapsus. Però non c'è nulla sul territorio. Ma questo lo vogliono in questo modo, perché sennò Berlusconi col cavolo faceva l'accordo a Roma con Marchini e a Milano con chi gli pare. Proprio perché non hanno un... certo, non devono mettere conto alla base, non devono mettere due conto due elementi che vorrei girare nella discussione. Lorenzoni diceva se la passa male il partito, il PD, penso che si riferisse al PD, di Chiusi, e però diceva anche occasione mancata, sconfitta sicura, adesso traduco brutalmente, per Movimento 5 Stelle e Sinistra, credo tu intendessi, si sarebbero potuti unire? Sì, secondo me avrebbero dovuto probabilmente inizialmente, se ci fosse state le possibilità, ovviamente attraverso un confronto, poi se le possibilità non c'erano, pazienza, ma io l'avrei cercata. Perché non l'avete cercata? Ci abbiamo provato. Quello che veniva detto sulla preparazione da un punto di vista tecnico di un partito organizzato è un aspetto, secondo me, della politica. Poi la politica prevede anche posizioni che si ammorbidiscono, che si modificano, che si adattano alle diverse situazioni. Scelta legittima, diceva Marco, quella del Movimento 5 Stelle. Quindi ci sta dicendo che voi ci avete provato e avete trovato le porte chiuse? Sì, porte chiuse appunto per questo atteggiamento che è legittimo ma politicamente poco... Diciamo che ha poco a che vedere con le elezioni amministrative che uno dovrebbe vincerle. Soprattutto, queste contano solo se le vinci, perché soprattutto per il sistema delle elezioni amministrative che si giocano con un sistema elettorale come quello per i comuni sotto i 15.000 abitanti dove chi ha un voto di più vince le elezioni. E dove, insomma, un po' la storia ce lo dimostra, no? Dove conta molto la persona, la singola persona. Spesso si vota al di là dei partiti. Questo secondo me è molto meno. Non vale ancora nei nostri partiti, nei nostri paesi. Assolutamente no. Conta molto anche quello che ti hai fatto e che hai seminato negli anni passati. Se fondamentalmente te oggi giri per Chiusi, che io non sono Chiusina, ma ho lavorato anche con lui, quindi Chiusi l'ho sempre vissuta in prima persona, i Chiusi mi conoscono, che effettivamente non io con gli occhi miei che ti voglio dire se c'è il degrado, c'è situazioni che magari sembrano più una cosa giornalistica che altro, ma effettivamente quando entri a parlare con i miei amici che sono commercianti, cioè non ce n'è uno che è soddisfatto, perché comunque dove vai vai? Io sono d'accordo. A Torino cambiano un senso unico, fanno un macello. Io sono d'accordo perché con te, vivono però di se senso quando unico. Poi parli con il politico che ti dice no, noi siamo belli, bravi, intelligenti, si va avanti in pompa magna, a quel punto mi si discosta tra quello che mi dice il politico e quella che è la realtà. Allora o questi signori si prendono atto di quello che hanno fatto finora e fare anche qualche mea culpa, partendo anche da quello che si diceva prima, dei fondi delle nuove acque che se le stanno ripescando loro, per poi magari che non gli arrivano i soldi da altri finanziamenti, quindi ci rianno questi piccoli bottini presi di fondo dalle tasche del cittadino, quindi ma un mea culpa viene fatto mai? Oppure so sempre bello, taglio nastri e poi adesso facciamo replicare i bettoni di chiamata in campo con una battuta. So 20 anni che lavoro all'Agenzia delle Entrate e sento le lamentele dei commercianti sotto altri aspetti. E poi quando aprono le porte ai capitali che provengono dall'estero ti ritrovi nomi che casomai manco immaginavi, casomai t'aveva pianto sulla camicia. Quindi lasciamo stare i commercianti a fare i commercianti a vendere. Per non dire, Fabrizio, quello che dicono i commercianti di Chianciano. E i commercianti di io stamattina sono stato a Chianciano, ma io vi dico la verità, ma Chianciano per me rimane un gran bel paese, e devo dire un'altra cosa di Chiusi, e voglio spendere una lancia sull'ultima amministrazione. Chiusi è un paese di frontiera, andatemi a trovare voi, cioè di confine, no? Addirittura tra più regioni e più province. Andatemi voi a trovare un comune di frontiera
che sta messo come sta messo Chiusi, stanno tutti quanti degradati, loro riescono a mantenere un minimo. Poi quando è entrato Scaramelli, mi ricordo che c'era la questione che i commercianti, gli imprenditori andavano verso Popandino, verso Città della Pieve, e loro sono riusciti a mantenere questa emigrazione, secondo me. No. Lo facciamo replicare no. Bertolini. Vabbè, e allora non voglio fare l'avvocato del diavolo. No. Anche da dietro le quinte allora. Mi dicono no, quindi Yuri, mi dispiace. Non... Ci da Bertolini. Ma ieri, non so se l'avete visto in televisione, non ricordo a quale trasmissione, se era Piazza Pulita, hanno... Dicevo ieri in televisione, in uno di questi talk show, si parlava della riapertura di Termini Imerese, della Fiat a Termini Imerese, che ha riaperto dopo 5 anni di chiusura e hanno riassunto, credo, 20 persone su 1000. No? Così. Intervistavano gli operai e anche il sindaco di Termini Imerese, il quale sindaco ha detto testualmente, questa città era legata a quella fabbrica, cioè la Fiat a Termini era praticamente tutto, no? Come a Torino. Rappresentava tutta l'economia di quella città. Cioè noi in questi 5 anni dice, abbiamo assistito a questo fenomeno, sono più le saracinesche abbassate che quelle aperte, sono più i cartelli vendesi e affittasi di quelle delle insegne pubblicitarie. Ecco, a Chiusi è diversa la situazione, dove non c'è una Termini, non c'è una Fiat, una fabbrica totalizzante come quella lì. È molto diversa la situazione di Chiusi rispetto a quella di Termini Imerese. Giriamo questa... Questa può rispondere. Passiamo la palla a Bertolini. Voi avete parlato per un quarto d'ora, ma io toccando tanti temi a partire dalla sinistra, dal partito, innanzitutto provo a dare delle risposte anche flash, se no il Partito Democratico nostro a Chiusi è un partito assolutamente in salute, che se ne dica, è un partito che... È un partito che ha 310 iscritti, è un partito che ha 5 sezioni sul territorio, che rappresenta tutto il territorio e che discute nel territorio, e che la scelta oggi della candidatura che ha visto il mio nome convergere al 99,5% è frutto di una condivisione di 280 iscritti che hanno, si sono ritrovati nelle varie punti e che hanno fatto sintesi. In una, diciamo, in un indirizzo, quindi è un partito che sa ragionare, che sa prendersi le sue responsabilità e che sa prendersi anche i suoi impegni. Prima si è discusso di che cos'è la sinistra e che cos'è la destra. Noi diciamo che come Partito Democratico per noi essere di sinistra, perché siamo noi la sinistra a Chiusi, diciamo che bisogna mantenere la parola data, e a me qui la morale non me la fa nessuno, tanto per capirsi, perché se penso al candidato che faccio gli auguri e i complimenti perché io ho sperato che ci fosse anche una candidatura diciamo che sta rappresentando in questo momento, tu eri candidato nella lista Primavera nella scorsa tornata elettorale, sei arrivato quarto o quinto se non ricordo male come candidato al consiglio comunale. Io credo che essere di sinistra significa mantenere gli impegni con i cittadini. Te ti sei candidato e quando io sono arrivato nell'amministrazione comunale ho fatto la surroga perché 3 dei tuoi componenti della lista tu non sei venuto in consiglio comunale. Tu hai rinunciato a quel potere che i cittadini hanno dato e mi fai la morale a me se sono di sinistra o non sono di sinistra? Io sono... Aspetta, no, aspetta, finisco, no, perché io vi ho ascoltato. Bellissimo, guarda. Io ho ascoltato fino alla fine. Il cappio al collo, aspetta, guarda. Sì, guarda, più al naspi più ti metti il cappio al collo, guarda. Quindi io vorrei completare perché vi ho ascoltato. Sì, benissimo, poi te lo dico. Poi dopo io. Ci pensi te, allora, mi rispondi. Allora, facciamo un accordo. Io faccio concludere Bertolini. Sì, perché poi parliamo della domanda di Marco. Devo dare la linea alla regia perché altrimenti mi... Questo è un tema, per me essere di sinistra, e il Partito Democratico in questo momento porta dei risultati, mantiene la parola per esempio sul piano regolatore. Il piano regolatore del Comune di Chiusi dopo 42 anni è stato approvato e l'ha fatto il Partito Democratico, non l'ha fatto Yuri Bertolini. Buona, sta buona. Sta buona. La facciamo parlare. Allora, ci sono. Il partito. Scusate, il Partito Democratico esiste dal 2007. Se non erro, non sono 40 anni. Faccio notare la leggera differenza. E quindi io credo che, insomma, chi si prende gli impegni, siccome io mi ritengo una persona di parola, io l'anno scorso, quando in un'assemblea pubblica la mia nomina a reggente
dell'amministrazione comunale, io mi impegno perché il piano regolatore venisse approvato, io mi impegno come esponente del Partito Democratico, e in un anno l'abbiamo fatto, approvato ed è in vigore, sarà pubblicato nella gazzetta del BURT regionale e sarà dal 1 di giugno diciamo operativo. Quindi per me mantenere la parola data e dare un'opportunità, una sinistra che si intende candidare al governo è una sinistra che suscita speranza, è una sinistra che dà un'opportunità di lavoro in più e non uno in meno. La sinistra che non cambia si chiama destra. E su questo la devo fermare. Sì, rispondo solamente a Marco perché lui dice se è cambiato, se è cambiato qualcosa su Chiusi è cambiato. Perché negli ultimi, su questo dobbiamo riconoscerlo, le nostre attività oggi trovano il nostro comune appetibile, attrattivo, molte sono state le aperture che sono arrivate nel corso dell'anno e nell'inizio dell'anno, delle nuove attività, molte sono state, qui ti do ragione, ti do atto, molte sono state diciamo delle riaperture, però oggi il nostro tessuto commerciale e produttivo sta trovando un buon lancio. Anche perché trova con l'amministrazione comunale delle convenzioni che danno degli incentivi su questo tema, delle convenzioni con Banca Valdichiana che danno delle possibilità su questo tema, noi ci siamo spesi, questo significa essere di sinistra, dare opportunità di lavoro, semplice. Allora, dopo la replica naturalmente di Scaramelli e di chi vorrà parlare, salutiamo Ermelinda Pallecchi, la ringrazio per essere stata qua con noi. Tutti, ciao, grazie. La lasciamo agli impegni di mamma, la ritroveremo. Il 3 di giugno e poi sicuramente avremo i candidati. Pubblicità e poi si riparte. A tra poco. Arrivederci a tutti, grazie. Ciao. Ed eccoci di nuovo in diretta per l'agenda rossa. Da queste prime battute abbiamo capito che sarà una campagna elettorale molto accesa e molto intensa quella del comune senese di Chiusi. Ce l'avamo lasciati con Bettolini, candidato del centro-sinistra, che ha attaccato duramente Luca Scaramelli della sinistra. Quindi ripartiamo dalla sua replica. Sì, no, la replica mia non è una replica dovuta all'attacco personale, cioè non è una questione di attacco personale. Si parla di rispetto delle istituzioni, diceva Bettolini. Allora diciamo una cosa, da chi viene la lezione? La lezione viene da chi ha espresso un'amministrazione che nelle ultime due legislature ha visto dimettersi il sindaco prima della scadenza del mandato. Il sindaco aveva chiesto i voti per amministrare la città, nelle ultime due occasioni i nostri sindaci hanno pensato bene di avventurarsi, usare il comune come trampolino di lancio e avventurarsi nelle loro carriere personali. Quindi questo intanto per chiarirsi da chi viene la lezione. La legge parla di elezione diretta del sindaco. Una volta che il sindaco si dimette, è automatico che quell'amministrazione non abbia più credibilità, perlomeno da un punto di vista politico. La legge permette di... della legge. La legge sì, però da un punto di vista politico, visto che la legge parla di elezione diretta del sindaco, dal punto di vista nostro, lui ha citato il caso della Primavera, i tre consiglieri della Primavera e a seguire tutti gli altri candidati che avrebbero dovuto sostituirli non sono entrati in consiglio comunale perché non ritenevano più legittimo da un punto di vista politico quell'amministrazione comunale, perché il sindaco era stato eletto con un'elezione diretta appunto dei cittadini, come recita la legge, e aveva pensato bene di abbandonare il mandato che i cittadini gli avevano dato. Quindi noi non ritenevamo più opportuno continuare il nostro impegno in consiglio comunale. Questo è l'unico motivo per cui i tre consiglieri si sono dimessi e gli altri consiglieri non sono subentrati. Relativamente a questa posizione, che fu la nomina di Iuri Bettolini da assessore a vice sindaco, proprio per permettergli questo anno di reggenza, insomma, credo di visibilità maggiore, e mi pare di ricordare che la Primavera non ritenne quell'episodio una forzatura, cioè fu l'ultimo atto di Scaramelli sindaco, fu un po' una forzatura, non solo nei confronti di Sonnini che era il vice sindaco, ma un po' così. Un
un metodo barbaro, il metodo con quale, va col quale vabbè, ovviamente, ovviamente era legittimo anche, però, anche dal punto di vista di Scaramella. Legittima. Io infatti l'ho citato Marco, non entravo in questo argomento perché comunque è una questione, per è una questione che è stata gestita all'interno del partito e che quindi non commento, cioè abbiamo fatto il nostro commento politico al momento, però credo che sia una questione adesso che non vada ritirata fuori. Però, però lezioni sul rispetto delle istituzioni da parte di chi per ben due legislature consecutive elegge un sindaco che poi pensa bene prima della fine del mandato di salutare i cittadini di Chiusi e andare a farsi la propria carriera politica, credo che non siano proprio loro nelle condizioni di dare lezioni sul rispetto delle istituzioni, proprio sono gli ultimi che lo possono fare. Assolutamente no, mi sono sentito in dovere perché sai, quando ti sei chiamato a ricoprire il ruolo di primo cittadino, è evidente che il mio primo gesto è stato quello di ricercare le opposizioni affinché venissero. Se le tre posizioni che sono, non hanno ritenuto di tornare, tu avevi il pieno diritto invece di tornare con, coerentemente con i voti e quindi con l'impegno che ti hai ripreso con i cittadini di venire a fare l'opposizione politica. Però, insomma, ognuno aspetta, vorrei completare. Un ruolo personale vorrei calato dentro una situazione politica, dentro a un'amministrazione. Te sei arrivato, ma non è che sei arrivato calato da Marte prima. Sei arrivato conoscendo qual era la situazione politica. La situazione politica che aveva determinato il tuo arrivo nell'amministrazione, no, la tua, non la mia. Che ha determinato la tua, il sindaco era quello della vostra, no, assolutamente no, Marco e Luca. Il sindaco era della Primavera, ma non c'entra nulla la situazione. Chi è che aveva determinato? Scusa, Iuri, andiamo per ordine perché, guarda, Iuri, scusa. Hai parlato, discutere, parlate voi, vai, poi dopo discutere le opinioni politiche è legittimo. Discutere i fatti è poco intelligente. Ho sempre ritenuto poco intelligente discutere i fatti. Sì. I fatti dicono che il sindaco, che non era espressione della Primavera, ma del centro-sinistra, si era dimesso. Con gesto che abbiamo definito politicamente barbaro, in sostituzione di Sonnini sei diventato irreggente. Non hai trovato le opposizioni nei banchi del Consiglio Comunale per le ragioni che ti ho detto. Io non te le ridico perché gli ascoltatori l'hanno sentite, quindi penso che non ci sia bisogno di ripetersi un'altra volta. Quali sono state le ragioni per cui i tre consiglieri si sono dimessi e gli altri non sono subentrati? Hai detto tutto, posso parlare? Volentieri. Ok. Allora, io credo che non ci si smentisce mai quando si ha la presunzione di sapere sempre la verità o di raccontare la verità. Te parti da un dato formalmente sbagliato, ma nella maniera più clamorosa. Che Scaramelli è regione? L'ha deciso i cittadini. L'hanno deciso il voto dei cittadini, l'hanno deciso anche i chiusini, l'hanno deciso 15.000 persone. Dopo la sua candidatura, potrei parlare un attimo? No, se parli in maniera scorretta, non parlo in maniera scorretta. Ognuno, dico la mia opinione. Questo è un modo scorretto. È modo corretto. Non vi sovrapponete, ora tocca a Bettollini. Oh, prego. E quindi, passato il... il passaggio più importante, perché quando tu fai parlare i cittadini e fai esprimere i cittadini con il voto, sono i passaggi democratici che si fanno nelle città, si fanno nel popolo, quando si vota e i cittadini dicono. E i cittadini qui si hanno detto per 2500 volte che l'espressione di Scaramelli potesse rappresentare Chiusi, perché Stefano non è andato via, sta rappresentando Siena, sta rappresentando anche Chiusi al cospetto della regione toscana. Vogliamo parlare però di un po' di temi, perché sennò io ho paura di addormentare le persone a casa su questi aspetti. Che cosa ha prodotto comunque questo primo mandato di Scaramelli in Regione? Intanto, per quanto riguarda Chiusi e la vicinanza su Chiusi, degli elementi concreti, perché poi i cittadini ti pesano su quanto sei efficace nelle posizioni che tu ricopri, non per quanto racconti l'ideologia. Vogliamo parlare di due temi, te le faccio facili, perché io ho paura che qui di Chiusi in pochi sanno parlare, e scusa se sono presuntuoso. Però stiamo partendo e domani c'è una apertura delle buste su una gara importantissima per la città di Chiusi. Noi domani apriamo le buste della gara per l'assegnazione dei lavori, per la realizzazione di una ristrutturazione in centro storico, per la creazione di 5 start-up, quindi 5 opportunità per dei ragazzi che vogliono aprire
una nuova attività e vogliono scommettere su se stessi, pensate bene, all'interno del centro storico di Chiusi. Come avviene questa opera? Un'opera da 120.000 euro, finanziata per 40.000 euro dalla Regione, grazie alla possibilità di aver presentato un bando, di aver partecipato ad un bando, in parte con risorse del Comune, in parte con un contributo straordinario di Banca Valdichiana. Mettiamo in campo un'operazione importante per il rilancio del centro storico e per dare opportunità. Queste sono azioni efficaci che, grazie anche alle buone collaborazioni che abbiamo negli enti sovraccomunali, riusciamo a portare in campo degli obiettivi. È partito un grande lavoro incagliato da anni nella burocrazia, nei meandri della burocrazia, per la messa in sicurezza del torrente Parcia, 2,2 milioni di euro per la messa in sicurezza di una frazione del nostro comune a Montallese, sbloccato dopo anni di burocrazia. Le ruspe stanno lavorando, i cittadini chiedono, al di là del ruolo che tu ricopri, efficacia nelle azioni che tu conduci. Se porti a casa risultati, sei un bravo amministratore; non porti a casa risultati, vai a casa. Vogliamo parlare dei risultati? Aperti. Partiamo, da dove partiamo di questi 5 anni del lavoro che questa amministrazione ha fatto? Ditemelo. Argomento a piacere, sceglietene uno e se ne parla. Io non ho problemi. Nuovo parliamo stadio. Di temi. Parliamo nuovo di temi. Nuovo stadio. Vai, nuovo pronti. Stadio. Ale. Nuovo stadio. Centro, stadio. Centro merci. Nuovo stadio, fermo. Centro merci. Oh, dammene una per volta. Ok, ti ridi, ma ti rispondo. Il nuovo sì. stadio, appaltati sì, lavori. Però scusa, fermo. Però scusa. Io sono abituato. Era una provocazione. Fa, no, va bene. Io sì, sono abituato che però, scusa, faccio un po' il ganso, faccio Yuri risponde su Facebook, faccio sì, Yuri sì. risponde. Quindi se sì, mi fa sì. una domanda ti rispondo sì. subito. Sei rimasto col disco incantato su Yuri si risponde. Yuri qui risponde. Un'altra, quindi, qui è un'altra cosa. Cosa. Ma mi ha fatto la domanda, ti rispondo. Ecco, no, mettiti dai, divertiamoci il dibattito mod piuttosto che su Yuri risponde. Ma hai fatto una domanda? Come no? Io volevo fare una precisazione, però, perché la polemica, Yuri ha detto parliamo di cose concrete, così la polemica sul rispetto delle istituzioni l'ha lanciata lui. Qui non è in discussione la capacità di Scaramelli come consigliere regionale o sul fatto che abbia avuto un grande consenso elettorale. Ma lui si è candidato per avere quel consenso elettorale, appunto. Quindi la decisione di allontanarsi dal comune per un altro ruolo l'ha presa lui. Dopo i cittadini, perché sennò qui si mistificano i fatti. Dopo i cittadini, con grande consenso, questo nessuno lo disconosce, l'hanno mandato in consiglio regionale. Come sindaco. Come? Consenso minore di quello che prese da Cagliari. Vabbè. Insomma, i numeri sono stati importanti. Questi oggettivamente sono stati importanti. Riconosco, 300 voti di meno. Il dato di fatto è che Yuri ha dimenticato un passaggio, cioè il fatto che Scaramelli ha preso quel consenso dopo che si è candidato, cioè non è che 15.000 cittadini gli hanno chiesto di dimettersi da sindaco e candidarsi alla regione. Lui ha deciso di candidarsi e dopo, bravura sua, ha preso tutto quel consenso. Assolutamente. Fatto tramitare e di nuovo pubblicità. Non l'ha deciso Scaramelli, l'ha deciso il Partito Democratico, che si assume la responsabilità di candidare una persona che ha preso 15.000 voti e che si assume la responsabilità per la seconda volta in pochi anni di lasciare i cittadini di Chiusi senza sindaco. E io credo che, visti i risultati, sia una scelta giusta. Allora, io vado da Bruna Cipitelli, Movimento 5 Stelle, perché le prometto... Le prometto che dopo la pubblicità, Bruna, partiremo da lei, perché altrimenti qua tra i maschi qua soffocano. Quindi ripartiremo da Bruna Cipitelli, Movimento 5 Stelle, ma adesso pubblicità. Ed eccoci tornati di nuovo in diretta. All'Agenda Rossa si discute, ci si confronta, ci si arrabbia, poi però, insomma, come dire, confronto sempre civile, durante le pubblicità si scherza anche, cose che vi diremo in un'altra puntata. Bruna Cipitelli, candidata del Movimento 5 Stelle per Chiusi, è rimasta un po' schiacciata in questo dibattito? No, assolutamente, mi ha fatto piacere ascoltare, assolutamente. Più che divertita, sono stata in silenzio ad ascoltare le varie diatribe. Se parliamo di efficienza, un sindaco efficiente, un'amministrazione, una giunta comunale efficiente, può fare ad esempio un'altra cosa. Può anche non arrivare in regione, ma parlavamo prima di bandi regionali,
può benissimo utilizzare bandi europei, fondi europei. Peccato che magari può mancare la competenza, perché i fondi europei non sempre sono così semplici da prendere. Una delle nostre proposte sarà quella proprio di istituire un ufficio all'interno del comune che parli di fondi europei in maniera concreta, con persone che siano addestrate e che abbiano la possibilità di aiutare l'amministrazione comunale, ma anche i cittadini che vogliono avere accesso a fondi europei. I fondi europei, ricordiamolo, hanno anche la possibilità di aiutare piccole imprese ma grandi partenariati, quindi anche idee che possono essere più grandi e che sul territorio magari non riescono ad avere accessibilità a che cosa? Alle banche, al credito. Quindi questa quindi proposta, se parliamo di efficienza, si può fare anche questo, assolutamente. Allora, durante la pubblicità, no, io scherzavo quando siamo ritornati in studio, sì. Si parlava di, come dire, possibili, come definiamo, affiliamenti con i partiti nazionali, no? Ci interrogavamo sulla natura, su chi potrebbero essere referenti nazionali del movimento, della lista di Luca Scaramelli: Bettollini, PD, chiaramente PSI, Bruna Cipitelli, movimento chiaramente 5 Movimento Stelle. 5 Stelle, lista civica dichiarata, quella di Rita Fiorini, che lo ricordiamo stasera non è con noi ma si presenta con la sua lista civica, il centrodestra, chiaramente Lega Nord, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Possiamo, Scaramelli? Beh, c'è una sinistra, quella storica, che stenta a trovare un'identità in questi anni. E non è facilmente identificabile al momento un partito. Perché stentate? Avevate Vendola, poi perché stentate? Beh, la sinistra stenta perché la sinistra, quella vera, secondo me, stenta in questo sistema in cui, tanto a livello nazionale che a livello locale, la politica è diventata cosa delle persone, è diventata propaganda, è diventata slogan, è diventata ricerca ossessiva del consenso. La politica, quella vera, come si intendeva una volta, stenta a trovare spazio. Credo che a sinistra non sia tanto una questione di identità quanto una questione proprio di ritrovare uno spazio a quel tipo di politica. Fassina, è diceva, un po' quello che ha questo riferimento, come diceva Fabrizio. No, assolutamente. No. Queste considerazioni sono un po' quelle che ci hanno indotto proprio alla presentazione della lista, perché l'esperienza nostra nasce in questi mesi dalla creazione del comitato a sostegno del referendum contro le trivellazioni in mare. Appunto, a chiusi, parlando appunto dell'esperienza della lista nostra appena nata, durante le settimane in cui abbiamo lavorato per la campagna referendaria è venuta fuori proprio questa esigenza, andare a coprire un vuoto che la politica di questi anni ha lasciato. Politica, appunto, come dicevo, fatta solo di ricerca del consenso, fatta per slogan, dove i contenuti, dove l'elaborazione, dove la progettazione, dove la discussione ormai non hanno più cittadinanza. Questo è il primo confronto, si vota tra un mese esatto, il 5 di giugno. Il primo confronto pubblico tra tutti vis-à-vis, insomma, sì. Così. No, di fatto siamo, abbiamo fatto due assemblee pubbliche, sì. Q3, una l'ha fatta a Prima Pagina, sì. Invitando tutti, molto, cioè nel mese di febbraio, quindi un pochino prima del tempo, diciamo così, per vedere un po' qual era il clima. Non c'era clima, allora non c'è nemmeno oggi. L'hanno fatta una loro del comitato No Trib per capire se c'era il clima per fare questa cosa. Di fatto tra i contendenti in campo siamo stati i primi. Poi hanno fatto un'iniziativa ai 5 Stelle, quando hanno presentato la lista, poi hanno parlato d'altro. Che anche questa è una scelta legittima, assolutamente. Ma, partiva cosa ci sta dicendo? Che è un po' moscettina questa. No, moscettina, loro hanno una linea che li porta a parlare d'altro. Il Movimento 5 Stelle, sì, quindi va bene. Hanno parlato una sera, hanno fatto 3 ore sistemi agricoli, potatura delle piante, radici degli alberi, tutte cose, devo dire, anche interessanti. E se fosse stato un corso per gli addetti al giardinaggio dei comuni, per esempio, molto seria, serissima. Cioè, io non ci avrei aperto la campagna, l'avrei fatta in un altro momento con gli addetti ai lavori, sia gli agricoltori. Era la prima volta che presentavate la lista. Quindi.
l'apertura della campagna elettorale. Noi ci siamo presentati in maniera assolutamente tranquilla, abbiamo dato spazio ai 13 candidati, abbiamo parlato, ma il tema era l'ambiente, che è un tema molto caro a noi. Però, insomma, a un mese dalle elezioni uno più... Ma non abbiamo parlato soltanto di ambiente in questi mesi, abbiamo parlato di tanti temi. Perfetto, hanno parlato di ambiente e tutto. Io gli ho chiesto tante volte per iscritto sul giornale che cosa pensano di uno scempio fatto al confine del comune di Chiusi, in territorio di Castiglione del Lago, davanti ad un monumento storico che è di Chiusi, non di Castiglione del Lago. Sono le due torri, no? Beccati questo, beccati quest'altro, vecchio confine medievale, eccetera, eccetera. Beh, di fronte a 50 metri dalla torre sono sorte tre palazzine di due piani e un capannone industriale. Gli abbiamo chiesto tante volte, che ne pensate? Non se sono contro o a favore, possono dire anche che è bellissimo. Ma che ne pensano? Hanno fatto un'iniziativa sull'ambiente, di questa cosa non si è parlato, hanno parlato delle radici delle piante. Secondo me questo è un po' fuori tema. Bellissimo, io sulla potatura la so tutto e sono d'accordo con voi. Però... Lei la riduce a potatura quando invece i danni sono ben altri. Comunque se vuole questa domanda le rispondo, anzi... Potrò darle modo così di riposare più tranquillamente, perché questa cosa l'assilla da giorni e giorni. Sì, perché io sono un cittadino di Chiusi e vedo uno scempio omicidiale su quel territorio lì. Okay. E devo dire che su questo, tranne il comitato No Tripe, che aveva preso un minimo di posizione, nessuna forza politica ha detto una parola, né il PD, che tra l'altro Iuri era presente. La modifica dell'ambiente, secondo lei, avviene soltanto per quella costruzione o avviene anche perché c'è un vivaio? Perché già il vivaio già ha modificato l'ambiente circostante, assolutamente, e ha portato... Ora molto meno, ora molto meno, l'apoteosi della... Non sto dicendo che siamo contro il vivaio, rispondevo a Lorenzoni, se parla di modifica di uno scempio dell'ambiente, io sto dicendo... Posso terminare? Sì, sì, per carità, con una particolarità... con un'azienda che porta il nome di Chiusi in tutto il mondo. E voi mi parlate dell'incompatibilità del vivaio? Ma siamo fuori, ragazzi. L'incompatibilità del vivaio non sono parole che io ho detto assolutamente. Sto rispondendo al signor Lorenzoni. Il settore del verde, del giardinaggio non l'autorizza a fare gli scempi urbanistici. Chi ha detto che è uno scempio? Stavo rispondendo e non ho detto cose ma non è perché del genere. Lo dici che è vero. Perché in tutto il mondo un capannone industriale davanti a un monumento è uno scempio, lo chiamerebbero così anche a Pozzuolo. Secondo me va visto anche a Scampia, al lavoro ultimato, prima di tutto. Va vista al lavoro ultimato il tutto, però domandiamoci un'altra cosa, le torri di cui parliamo di questo scempio. Quanta manutenzione hanno? Io ho chiesto a qualcuno che ha i capelli bianchi su Chiusi. Quanta manutenzione ha? Non si è mai visto un operaio Non è vero, quella di Chiusi è stata ristrutturata recentemente, c'è dentro una struttura credo anche di accoglienza, è sulla pista ciclabile. Non so di chi era, non so se del comune, del Giovanni Civile di Arezzo, perché la pista la fanno loro, eccetera. Quell'altra la torre. Quell'altra è Umbra, quindi il territorio di Castiglione del Lago, credo che sia privata, quindi il problema è del privato. E però anche se è privata, già è uno scempio tenerla in quelle condizioni, primo. Se poi ci fai un capannone davanti è ancora più scempio, due volte. Perché quella lì c'è scritto nel cartello di cantiere, ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un piccolo vecchio podere diroccato. Okay. Da un piccolo vecchio podere diroccato hanno fatto tre palazzine e un capannone. Questa cosa non sta né in cielo né in terra. Le tre palazzine vanno a coprire... La risposta... Però posso dire un'altra cosa. Che secondo me è un'occasione persa. Poi finisco su questo. Vabbè, allora ho capito, per voi non è un... Benissimo. Per i 5 Stelle non è uno scelto. Non è uno scempio, è una grande azienda che probabilmente potrebbe anche passare tutti gli uffici di là in Umbria, quindi quella è Umbria, bisogna parlare. Quello scempio va a rovinare un paesaggio ed un monumento di Chiusi che fa parte dell'immaginario di Chiusi e delle cartoline di Chiusi, senza che Chiusi gli venga assolutamente niente, manco un euro per l'urbanizzazione, i servizi, eccetera. Tant'è che il comune di Chiusi, me lo dovrai confermare, gli ha detto di no a quella costruzione. Se il comune di Chiusi ha detto di no, una ragione ci sarà. Devo rispondere.
I 5 Stelle sono a favore di questa cosa? Perché se la piglia con voi? Evidentemente sì. No, il signor Lorenzoni sono giorni che sul suo giornale fa questa domanda. E c'è da valutare assolutamente. Infatti io sto rispondendo. Tutti gli scempi urbanistici, compreso il casotto per fare le pizze sotto la torre di Radicofani, dove abita. Ma voglio capire la posizione dei 5 Stelle, non la sto capendo. La posizione che va valutato tutta una serie di cose, non è soltanto poter ridurre a una risposta sia uno scempio o no, non è uno scempio. Secondo noi bisogna valutare innanzitutto a progetto ultimato quello che sarà, perché ci sono queste tre costruzioni che vanno praticamente a coprire questo capannone che penso sia un ricovero per gli attrezzi. No, è il capannone che copre costruzioni, se l'hai visto? L'altezza è la stessa. No, un pochino più alto il capannone. No, e comunque è un capannone. Quanto è grande? È una valutazione assolutamente lunga e attenta da fare, però bisogna terminare il tutto. Il comune perché ha detto di no? Chi ha detto che il comune ha detto no? Esatto. Lo dice la ditta. Chi? No. Bettolini, che ha detto il comune? Il comune non ha detto niente perché non è stato interpellato. Semplice. Ragazzi, state... Allora, fermi un attimo. Ma se chiamate il comune posso rispondere come facente funzione sindaco? Ti piace? No, a me uno dei tuoi assessori... Come definirla? Aspetta però. L'assessore all'urbanistica della tua giunta... Sì. Quando ho sollevato il caso per la prima volta, mi rispose che il Comune di Giusi non era la loro competenza perché noi abbiamo detto di no, mi disse. No. Quindi, se si risponde non è di nostra competenza è un conto, se si risponde di no è un altro. Piano, sì. Non è di competenza la polemica ora perché è di là, ma è già in comunicazione dell'anno. Noi abbiamo detto di no a quella costruzione, tant'è che la ditta l'ha non fatta nel Comune di Giusi perché aveva il diniego e l'ha fatta 5 metri più là. Posso finanziare? Così ci è stato detto dal tuo assessore all'urbanistica. Non lo so che cosa ha detto il mio assessore all'urbanistica e si è espresso. Non l'ha mai smentito nessuno. Ho capito, ma sono responsabile dell'amministrazione. Se mi fate rispondere, rispondo, se no, se parlate tramite Facebook, fate voi. Insomma, allora la questione riguarda semplicemente il fatto che questa azienda, che è un'azienda, ripeto, fiore all'occhiello dell'amministrazione. Era l'occhiello del nostro comune, che esporta il nome di Chiusi, si diceva prima, in tutto il mondo facendo opere di grande importanza e di grande valenza, ha deciso di acquistare, di allargare la propria azienda e l'ha fatto nell'unico punto dove poteva farlo, si è ampliato, perché sul lato, diciamo, verso Chiusi o faceva il vivaio sopra la ferrovia o andava per forza sul lato destro, che è il lato Umbro. Quindi ha acquistato una proprietà che in quel momento era in vendita, peraltro abbiamo buoni rapporti, insomma, quindi sapevamo di questa operazione e che avrebbe... Io sono molto contento, se un'azienda del mio territorio è in salute, che decide di fare investimenti, io sono molto contento, ha comprato il terreno che poteva comprare, era nella parte dell'Umbria. Ha fatto degli interventi che secondo il regolamento del Comune Castiglione del Lago sono fattibili, quindi non vedo nessuna strumentalizzazione sul fatto il Comune sì o no, ha fatto semplicemente quello per cui era consentito nel regolamento del Comune Castiglione del Lago fare. È bello o brutto? Lo vediamo e lo giudicheremo alla fine dei lavori, quando tutta l'opera, in quanto si tratta di un'azienda che ha abbellito metà mondo, metà pianeta, penso che sicuramente ha quella vena estetica che può garantire il fatto che quell'opera sia correttamente inserita, mitigata, ecco la parola giusta è mitigata, nel contesto ambientale. Per quanto riguarda la parte toscana, dove c'è la discussione, perché è vero che c'è una complessità di carattere urbanistico per fargli fare ed idraulica per fargli fare gli interventi, diamo degli aggiornamenti. Diciamo che entro la metà del mese di maggio, temo di non essere smentito, spero che vada tutto bene per come è impostata la procedura, quella azienda avrà il proprio piano di miglioramento agricolo ambientale approvato in conferenza dei servizi, dove garantiremo l'espansione che secondo le necessità che arrivano dalla composizione della propria azienda possono realizzare, cioè ci sono delle volumetrie, degli uffici, delle nuove serre e degli accessori che quell'azienda potrà finalmente fare. Perché più o meno, perché c'è stata questa complessità, Marco lo diceva prima,
perché quella è un'azienda che dal punto di vista dal punto di vista urbanistico è la più vincolata diciamo del nostro territorio, perché lì si sovrappongono tre vincoli: si sovrappone il vincolo idraulico, che ha una pericolosità P3 e quindi ha una progettazione particolare da dover tenere, si sovrappone il vincolo paesaggistico, si sovrappone il vincolo della cosiddetta ex legge Galasso, che essendo diciamo racchiusa tra due torrenti, la ex legge Galasso è quella che dà una fascia di rispetto ai due torrenti, che dice che tutte le opere sono vincolate da un parere che deve dare la sovrintendenza. Siamo arrivati in fondo a tutta questa procedura di lungaggine, di difficoltà, anche di incomprensioni, me ne dispiaccio perché ci sono state delle incomprensioni anche tra i professionisti, i nostri uffici si sono incartati, c'è stato un po' di difficoltà operativa in questa grande complessità, però ora arriviamo in fondo e quell'azienda avrà una possibilità di ampliarsi anche nella parte diciamo chiusina, per realizzare uffici, per realizzare strutture di servizio. Quello che diceva l'inizio, quindi non va via nessuno e non è andato via nessuno. Ok, vi rifermo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi tiriamo le somme di questa puntata, tra poco. Vai. Ultima parte dell'agenda rossa dedicata alle amministrative del Comune Senese di Chiusi del prossimo 5 giugno. Potete vedere la nostra trasmissione e come tutta la nostra programmazione anche in streaming, dunque state andando in onda, non solo vi stanno vedendo sul canale 271 del Digitale Terrestre in tutta la Toscana, ma vi possono vedere anche da ogni angolo del mondo. Magari esiste il voto all'estero per il Comune? Sì? Lorenzo diventi famoso. Non lo so, esiste il voto all'estero? Se avete qualche potenziale elettore, no, che qualcuno... No, penso di no. No. No, si diceva Marco Lorenzoni diventa famoso. È già famoso. No, ormai. Il voto è la candidabilità, no? Per i candidati all'estero. Sì. E comunque... Come dicevi, scusa? Penso ci sia il diritto al voto e l'iscrizione alle liste elettorali e la candidabilità. Quindi residenti nel Comune. Residenti. Che abitano... Da un certo... Sì, sì. Tempo, cioè. E come possono vederci, faccio un po' di pubblicità scaduta. Interna, sì, sullo streaming ntimedia.it, grazie per il suggerimento a Fabrizio Camastra. In questa campagna elettorale, inevitabilmente dovrà entrare, da questa campagna elettorale dovrà emergere prima o poi il tema delle fusioni dei comuni, perché parliamoci chiaro, negli ultimi anni cos'è successo? Si va verso il superamento, che sia positivo o no lo dirà la storia, se sarà effettivo o no lo diranno i fatti, delle province, l'ente di riferimento diventa la regione, quella alla fine più vicina, e in realtà come quelle di Chiusi, quelle di confine, che tra l'altro è anche proprio interregionale, rischiano di essere soffocate dalla città metropolitana. Come si reagisce? Magari con una bella fusione, Fabrizio? Alla fine con sarà imposta, la fusione alla fine sarà imposta. In questo momento le fusioni sono sovvenzionate. In questo momento prendono proprio parecchi soldi. Ho seguito il meetup di Trequanda. È espertissimo nel Movimento 5 Stelle. Io l'avevo lasciato espertissimo della Casa della Libertà, ma ci preoccupa? No, fanno politica, e effettivamente è anche divertente perché poi ci sono parecchie belle ragazze come la nostra candidata sindaca di Chiusi, quindi e no, effettivamente loro, io ho visto il sindaco di Sinalunga era abbastanza d'accordo perché là in Val di Chiana c'è Sinalunga, Trequanda e Torrita, poi ovviamente i comuni più piccoli tendono a voler rinunciare a questa possibilità, ma si parla di 20 milioni di euro disponibili per un giochino, diciamo, del genere per una fusione. Alla fine si arriverà a quello, perché la semplificazione amministrativa in atto, che piaccia o no, è in atto, porterà a quello, pena la forte limitazione del raggio d'azione dei comuni, diventano veramente dei meri soggetti amministrativi di rappresentanza, che poi alla fine non possono... Di partecipazione, noi abbiamo di democrazia, visto... di rappresentanza anche ora, sociale dei comuni. Vorrei lanciare nei piccoli comuni, il comune è l'unico insomma presidio, diciamo così, di democrazia. Il tema della prossima trasmissione, lo anticipo io così rubo il lavoro a Francesca, sarà quello proprio della situazione delle infrastrutture nel territorio provinciale, diciamo, nel momento in cui non c'è più l'ente secondario, l'ente di mezzo che era la provincia, e diventa tutto più difficile mettere a posto una strada, mettere a posto un ponte, perché bisogna trovare le risorse. Forse, e quindi lo sa bene lui, perché ci ha avuto due frane, e quindi c'è una logica anche diversa. Ecco, questo sarà un tema. E allora iniziamo a parlarne veramente lapidari, perché ci resta veramente una manciata di minuti. Nell'eventualità in cui
vinciate le elezioni, se sarà sindaco, insomma, Luca Scaramelli, su questo fronte lapidario, che farà sul fronte delle possibili fusioni? No, io su questo aspetto sono assolutamente contrario, perché al di là del paravento, chiamiamolo, della scusa della semplificazione amministrativa o della riduzione dei costi, si sta andando verso quello che accennava Marco, cioè è una riduzione della rappresentanza dei cittadini. La stessa riforma costituzionale con la nuova forma del Senato o quello che è già successo con le province, cioè di fatto gli enti rimangono, quello che viene tolto è il voto dei cittadini. Quindi battaglia, cioè, per mantenere chiusi i comuni. Battaglia per mantenere, diciamo così. Sì, ma no, non per campanilismo, non per essere legati a vecchi schemi del sistema amministrativo, ma proprio perché in questa maniera i cittadini perdono rappresentanza. Meglio Bettolini sindaco che la fusione, sembra lo slogan. Dovrebbero essere una scelta. Ma io su questo però in realtà sono una scelta. Non lo vedi che hai fatto bene. Aspettate, non vi sovrappone. Se mi voti anche è fatta. No. C'è la famosa battaglia guarda. Contro la fusione obbligatoria di quelli al di sotto dei 5.000 abitanti. Io credo che non si debba la battaglia da fare è quella contro le fusioni obbligatorie. Non se la o rese obbligatorie, nonostante magari il parere negativo del comune stesso, degli abitanti, come è successo all'Abetone e da qualche altra parte. Se poi la fusione è una scelta dei comuni e dei cittadini attraverso il referendum, se Chiusi si vuole fondere con Chianciano o con Città della Pieve, come ha proposto l'Istituto della Regione Toscana, tra l'altro stranamente, se è scelta va bene. Basta che non sia imposta, dice Marco. Basta che non sia imposta, se è una scelta. Se diventerà lei sindaca... Mi trovo d'accordo con il Lorenzoni, nel senso che dove c'è l'obbligatorietà, però dove... E la vostra visione qual è però? Lei sindaco come si muove su questo fronte? Da sindaco, allora innanzitutto ci tengo a ricordare un'altra cosa. Che chiedo di essere lapidata. Brevissima, ok. Come portavoce del movimento, noi siamo sicuramente a favore di fusioni che però vanno viste, va... Prima di tutto è interpellato il cittadino, vanno capiti i territori, perché ci possono essere dei territori molto distanti rispetto a una centralità poi di servizi, quindi è un discorso ampio. Quindi assolutamente. Quello che diceva Marco. Bettolini invece come si... No, mi trovo nel ragionamento che faceva prima Marco Lorenzoni, quindi questo mi comincia a preoccupare quando la pensiamo allo stesso modo. Sono strani, a Chiusi può succedere di tutto. Facciamo una nuova lista questa sera in diretta. Dai, ci provo. Va bene, a parte le battute, giusto portare anche nella conoscenza, insomma, di tutti il fatto che se in questo tema c'è già uno studio fatto dall'IRPET, dall'Istituto regionale, dove in una ipotesi di semplificazione degli enti locali vedrebbe Chiusi come elemento di centralità, quindi mantenendo il nome, mantenendo la identità, e che comprenderebbe i comuni più piccoli attorno. E quindi se uno volesse ragionare con quello studio farebbe oggi anche come Chiusi, farebbe un pochino il gioco forte, no? Dice vabbè, io rimango Chiusi, diciamo il mio territorio si amplia, si innescano, diciamo, più meccanismi, potrebbe essere anche un ragionamento positivo. Il tema però invece è un po' diverso, è proprio quello che diceva Marco, noi non dobbiamo, dobbiamo essere contro l'obbligatorietà, noi dobbiamo aprire una grande discussione pubblica con serenità e semplicità tra la gente e dire, perché io sono contro l'obbligatorietà delle fusioni, ma sono anche contro l'obbligatorietà delle unioni dei comuni, perché a me non mi va bene che le funzioni principali del nostro comune, come stanno avvenendo nelle unioni, vengano trasferite dai sindaci dentro l'unione dei comuni, diventando una consaglia di funzioni. Guardate che le funzioni nei comuni sono 12, in questo momento un sindaco le potrebbe portare dentro l'unione senza dire niente ai cittadini, non è giusto così. Allora andiamo tra la gente, discutiamo pro e contro, mettiamoci a confronto con i cittadini, e se i cittadini dicono sì alla fusione, si va alla fusione. Problema, insomma, anche poi del governo, del suo partito, secondo me cosa i pro sono più spostati verso certo, ma io dico che secondo me oggi Francesca, i pro, per come ci vengono illustrati, sembrano andare verso un processo di fusione, no? Allora se io penso che Chiusi dica hai più pro dalle fusioni, rimane la tua centralità, rimane il tuo siete nome. Siete tutti sulla stessa posizione. Ma non lo so, secondo me siamo sulla posizione, però parliamo con i cittadini. Devo chiudere, vai. Ci saranno altri.
dibattito con i cittadini dipende appunto su, però su quali principi viene impostato il dibattito. Sul ragionamento. E qua non riapriamo un altro capitolo. Se viene impostato semplicemente sui costi allora, o sulla semplificazione amministrativa, un dibattito che non serve. Ci saranno altre occasioni. Sicuramente diamo una data ai telespettatori interessati al dibattito di Chiusi. Naturalmente seguiremo tutto quello che succederà, la chiusura delle candidature e tutto quello che verrà nei nostri notiziari, nei nostri spazi informativi. Poi i candidati si ritroveranno qua venerdì 3 giugno dalle 20:30, quindi l'ultimo dibattito ve lo vedrete, il primo e l'ultimo di Chiusi ve lo vedrete su NTI. Grazie di cuore a tutti gli ospiti, partendo da Ermelinda Pallecchi che ha rappresentato la lista di centrodestra, Bruna Cipitelli del Movimento 5 Stelle, Luca Scaramelli di Possiamo la Sinistra per Chiusi, Yuri Bettolini candidato del centro-sinistra di Chiusi e la professoressa Rita Fiorini che si ripresenta con la lista civica, che però questa sera non è intervenuta al nostro dibattito. Grazie di cuore a Marco Lorenzoni che su prima pagina di Chiusi continuerà a raccontare questa campagna elettorale che si sta vivacizzando. Abbiamo parlato quasi solo noi della campagna elettorale, quindi... E ognuno difende... Sì, no, io parlavo di Chiusi, sì. E anche NTI. Sì, però dico, grazie, sul, grazie sul di territorio, cuore. Insomma... E vediamo se si inizia un po' a parlarne, mi sembra che le forze politiche stiano ben scaldando i motori. Fabrizio Camastra del Corriere Siena, ci ritroveremo con te anche mercoledì prossimo hai già anticipato il tema, cercheremo di parlare dei problemi del sud della nostra regione. Ci vediamo mercoledì prossimo, grazie. Venite gente vuota, facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un'altra vita. Se c'è come voi dite un Dio nell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito. E voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che di volte l'uomo è solo in questo abisso. Le verità cercate, per terra da maiali, tenetevi le ghiande.